con Valcari ufficialmente sul mercato, perché ritengo che, anche se ci sto pensando, perché alla fine c'ho 65 di over, andare a 70 non è che gli manca poi tanto, però non si può aspettare tutte queste. Io sono del parere che i giocatori vanno presi già completi, perché aspettare di farli crescere sinceramente diventa davvero lunga. Caruso non si muove perché non ho soldi per comprare terzini sinistri e lasciamo lui. Questo è un po' lo schema di contro lo Strasburgo, il torneo pre-partita che dà FIFA, che ti può dare di intanto andiamo in campo, che ti può dare soldi in più, quindi andiamo a vedere quello che succederà. Tanto qui facciamo partire questa cavolata, che non lo so io cos'è questo, un mini allenamento, non lo so cosa sia, non so cosa possa servire. Eccolo qua, nuovo attaccante, Berggren, che mi ricorda un Berggren austriaco degli anni 80 che ha giocato nel Torino, molto, era abbastanza forte, eh? Questo sarà, magari sarà, boh, il nipote. Il tiro ce l'ha, eh? Il piede, io lo vedo già che è il piede, ma guardate quanto è difficile fare sta roba. E non lo prende? Affanculo, vai. Andiamo avanti, va, lasciamo perdere. È preciso come il Garant negli anni 80 militare, che miravi a destra e sparava a sinistra, la stessa cosa, stessa merda. Rosa Gironi, vabbè, siamo con Motiba. Ragazzi, dai, giochiamocela, vediamo cosa succede. E si parte, seconda partita del girone, vediamo quello che succederà. Motiva ancora. Bravissimo Iz, ecco Valcari. L'appoggio adesso in mezzo per Pobega. Pobega carica a sinistro. Mamma mia. Questo è un finto 4-3-1-2. Bravo Pobega. E quest'anno purtroppo nella realtà lui, Brecalo e Pret e anche altri due o tre andranno via. Perché signor Cairo, se mi sente, lei la deve finire di rompere i coglioni agli Ultras. Devi pensare a tirare fuori i soldi e fare la squadra. Perché il giorno che quella gente lì si rompe le balle, compreso sottoscritto, poi veniamo poi alla porta. Perché a lungo andare stufa vedere una squadra che sì, si salva sempre bene negli ultimi anni, ma non vince mai un cazzo e perde anche i derby. Ci siamo rotti un po' il cazzo noi, eh? Veda un po' lei. Pallone in mezzo. Dai! Ed eccolo qua, Gnotò 1-0, gran cross. Questo è un bel attaccante, guardate come salta la bandierina quasi da fermo, rivediamo, ma gran cross qui, eh? Bello di prima, e gran colpo di testa, palla sotto la traversa, scusate, non sono abituato con PES. Bellissimo gol, bellissimo gol. E siamo a 6 punti in questo girone. Vedete che ho messo tutti i parametri uguali, ho messo un po' più lento la manovra nostra, un po' più lenta la manovra della CPU, perché ragazzi, a campione, se no sarebbe un delirio, eh? Caruso, niente sbaglia, attenzione. Mamma mia. Palla Izzo. Bello questo lancio ancora per singolo. Mette in mezzo. Voda. Sì. Bruce Lee. Quello era fallo, eh. Altro che gamba tesa, quella roba lì è da chirurgia. Sergio sbaglia l'appoggio, qui bisogna giocare al momento giusto. Caruso che se ne va, chiama di nuovo palla, lo ignoriamo. Allora Valcari deve confermarsi degno di questa maglia. Niente, la palla rimane lì. Mamma mia. Comunque sto Valcari io non lo darei via, perché non ho voglia di andare sul mercato, ragazzi, cercare, fare. La squadra bene o male c'è. Per fare ancora una stagione a questi livelli c'è, anche perché poi cambieremo sicuramente. La mettiamo in mezzo, colpo di testa, ancora di Gnotò. Mamma mia, sto giocatore, sto ragazzo qui,
non è male. E adesso lo Strasburgo che prova a riaffacciarsi in questo precampionato, Caruso ancora. Adesso Singo, come si sale bene con sto schema, Vojvoda, poi sbaglia. Attenzione, dobbiamo, occhio che si allunga la palla Linard, troppo, pallone fuori, Stergio, bravo Izzo, palla da questa parte, Satalino che fa i numeri da portieri della Colombia, famosi per fare troppo uso di sostanze stupefacenti e poi non capire un cazzo quando si gioca a calcio. Andiamo avanti, lasciamo perdere la Valcari. Mamma mia che bella, vai! È ancora un po' fuori schema quell'attaccante lì, ma arriverà, arriverà. Berger. Valcari comunque, vedete, mi sbaglia troppi passaggi. Pallone in mezzo, attenzione. Pobega, Pobega. Bello il lancio per Berger, non ci arriva, troppo lungo. Allora Caruso cambia così gioco. Bello colpo di testa da questa parte, adesso Singo, la va a mettere in mezzo per Gnotto, parte il tiro e la palla deviata. Micchia che velocità che c'ha sto negrettino qua. Fa paura, altro che. È un bel giocatore, io ve lo consiglio di prenderlo. Devo guardare su PES se c'è. E adesso la palla in mezzo, colpo di testa che non arriva. La prende Izzo. La rimette in mezzo, il tiro al volo, mamma mia, la parata. Attenzione che sbagliano tutto, Berger, Berger, Berger. La tiene, la mette in mezzo, niente. 34esimo, attenzione, dobbiamo arretrare, baricentro qua. E queste sono partite così, ragazzi, sicuramente la Champions sarà un'altra cosa, Ma tanto la Champions difficilmente la vinciamo. Ci mancherebbe, sarebbe il colmo. Ancora Berger, palla in mezzo, sbagliamo tutto qua. Vabbè. Attenzione, grandi scambi di prima, chiudiamo tutto. Attenzione che si avvicinano alla porta, attenzione il tiro a giro, Satalino, lui è sul mercato, c'è Lima che è più forte secondo me. Vai Singo, bella di prima, una merda, ha sbagliato qua. Attenzione, 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 chiudere, chiudere, mamma mia. E si rinvia giù lungo senza un perché. Palla lunga e pedalare, diceva qualcuno che non c'è più, grandissimo Emiliano Mononico, sempre nel ricordo di questo calcio ormai finito. Mamma mia! Va bene, allora andiamo, intanto il Brighton vince il derby con la Aston Villa, il derby del girone. Andiamo un po' a vedere. Allora Berger, lasciamolo giocare, almeno cresce un pochino. Pobega, bisogna stare attenti e tenerci. Vedete, anche se non sono nel loro ruolo, non è vero che non giocano bene, giocano, non c'entra niente. Allora, facciamo riposare un attimo anche questo signorino qua. Tanto Donis io lo tengo, vi avviso, l'ho confermato. E mettiamo magari Gavi, dai, mettiamo una volta lui, anzi, aspetta. Ecco, Gavi trequartista, tanto può giocare. Ecco, togliamo Caruso che ha fatto una buona prova, mettiamo Fares. Togliamo anche Izzo, mi dà Ricci. Ricci può giocare centrale, ma proviamolo, dai, che cazzo ce ne frega. Andiamo avanti. Palla all'indietro, ancora adesso per aria, molto bene lo stop, non ci arriva,
Linard con il pallone in mezzo, attenzione agli 1-2. Qui mi sa che vanno a pareggiare. Il tiro, l'ho appena detto, normale. Normale ragazzi, normale. Vabbè, non importa, dai. È un gioco, Vojvoda. Bravo, gli otto a farsi vedere, Berger non gli arriva la palla. Niente, attenzione perché possiamo anche perderla, si allunga la palla a fila. Attenzione, adesso arriverà il cross sicuramente. Niente, grande fila, bei numeri. E poi bravo Fares come al solito, lo ferma. Vediamo i movimenti, bellissima palla, leggermente lunga, mamma mia ragazzi, che pallone. Lasciamo un po' difensivo, lasciamo i giocatori in fuorigioco, attenzione a questi numeri. Attenzione, mamma mia. Lanci in avanti, ma guarda che brutte che sono, poi brutta forte, allora in mezzo, Gnoto, Berger, 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 bella la palla va al carrettino, ma la puta Eva, parata fuori, mamma mia, e dagliela con sto schiacciare, sono abituato con PES, minchia che due coglioni, tanto esce Motiba. Palla in mezzo, l'appoggio di testa all'indietro, Silvo non ci arriva. E allora si chiama Salire Ricci. Parte questo tiro. E vabbè dai, ci ha provato. Ricci è un buon centrocampista. Gnoto, Berger, prova il tiro, la palla viene deviata, attenzione che va a riconquistarla, mamma mia. Stai zitto, speaker, persone inutili, stai zitto. Servi a niente, prendi solo soldi per dire due nomi, stai zitto. Allora andiamo, attenzione, attenzione, attenzione. Ragazzi, questo è il calcio, questo è il calcio, sì, dai, facciamo i cambi, facciamo giocare la gente che abbiamo preso, Boni, quella gente lì, forza. Esce Sterdio. E cosa metti? Donis centrale difensivo? Ma ti sei fumato il cervello? Ma boh, lasciamo così. Si vede che la vede così lui. Fare il taglio ma non salgono in fretta. Bello l'idea c'era ragazzi, c'era l'idea di questo meraviglioso taglio. Niente, attenzione che pigliamo il gol qua, eh. Mamma mia. La scivolata raga è veramente difficile da fare. Io ho mai visto una scivolata fatta male così su tutti i giochi di calcio che ho giocato. È la peggiore, non riesci mai a prendergliela. C'è troppa reattività anche irreale nei giocatori, molto irrealistica. Attenzione, attenzione. Bravo Ricci, gioca bene centrale difensivo Ricci. Attenzione. Eccola qui, adesso è venuta però. Bello lo scambio. E allora si può andare. Classico fuorigioco. Perché voi dovete capire che nel calcio ormai tutte le 500 e passa squadre di club giocano tutte col fuorigioco, no? In bocca a mamma te.
niente, la perdiamo, troppi alleggerimenti. Comunque non si gioca male, se metti i rallentamenti giusti giochi bene, diventa più realistico. Attenzione, Gavi, mamma mia ragazzi, Fares, Bovega che sta giocando una gran partita. Attenzione all'ingresso in aria adesso, l'ingresso in aria di Donis, Donis, l'appoggio Berger, volevo far segnare lui, grande Donis. No no, Donis, Donis non si tocca assolutamente. Dai dai ragazzi, che ore sono? 11:25, magari stoppiamo la registrazione e ne facciamo un'altra, ma non lo so. Dai, Noto, parte da lontano, la sventola! Madonna! Il ragazzo dello zucchero filato con la bancarella allo stemma degli ultras. Per far felice mamme e bambini, ma prima le mamme. Allora, vaffanculo, andiamo. Beh, 1-1, ma che tiro, Gnoto. E vabbè, 3 tentativi, 0 gol, però perlomeno ci ha provato. Andiamo avanti, che cazzo facciamo? Andiamo avanti. Vabbè ragazzi, dai, è tutto. Ciao 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 ciao.